questo numero di AgriFood Magazine, le eccellenze italiane protagoniste al Winter Fancy Food di Las Vegas. 14 milioni di euro per il rilancio della filiera della frutta a guscio. Nel 2023 calano i consumi di vino in Italia. A Fiera Agricola, convegni e focus sui cambiamenti climatici. L'andamento degli scambi USA-Italia continua a consolidare il forte aumento già rilevato nelle precedenti analisi. Il bel paese sale al 12° posto tra i partner commerciali degli Stati Uniti e dal 5° al 4° posto tra quelli europei. Le eccellenze italiane hanno preso vita nel tradizionale Italian Pavilion del Winter Fancy Food di Las Vegas, la fiera dedicata alle specialità alimentari e alle bevande. La tradizionale lounge organizzata da ICE ha riproposto la speciale postazione dedicata all'aperitivo italiano. Matteo Zoppas, presidente ICE, e Bill Lynch, presidente Specialty Food Association. Abbiamo fatto un giro di stand ampio, ci siamo soffermati molto con gli imprenditori, abbiamo capito che la fiera è partita bene, che tutti, senza esclusione di nessuno, hanno avuto già parecchi incontri. Questo governo è particolarmente concentrato verso l'export e quindi quello che si chiama il Made in Italy. We are absolutely thrilled with the turnout of innovative food producers from Italy. This is our 48th year here doing the Fancy Food Show on the West Coast, our third year here in Las Vegas, and from day one the producers from Italy have been with us every step of the way, and they're always continuing to set the global trend, so it's really exciting. This is their kickoff event for the year in the food industry, so everybody's totally excited and it's just a great turnout. I visitatori hanno potuto vivere un'esperienza in puro Italian style grazie alle postazioni dedicate ai prodotti tipici del grande Made in Italy, salumi, formaggi, caffè e vini. Donato Cinelli, presidente Universal Marketing, agente esclusivo per l'Italia della Specialty Food Association, e Leo Nucera, direttore vendite e marketing di Agritalia. La fiera sta andando molto bene, ha avuto un inizio molto importante questa mattina con diverse attività all'interno del padiglione italiano. E bel numero di visitatori e visitatori anche buyers di un ottimo livello. 2024 è un anno che parte con la parola contingenza come parola principale per i player della supply chain e per le aziende italiane che vogliono avere successo sul mercato americano. Le aziende italiane in questo momento hanno un vantaggio competitivo che è la reputazione dell'italianità rispetto ai consumatori americani. Il gruppo Rana è stato protagonista del progetto Italian Food in Space, con un programma alimentare per la crew di astronauti della missione AX3, come spiega Giovanni Rana Junior. L'esperienza è stata nel suo complesso unica perché è stata una possibilità di collaborare con le istituzioni, con il MASAF, con l'aeronautica militare, e poi è stata anche un'esperienza interna per tutti i componenti del nostro team che hanno lavorato a questo progetto. Mai ci saremmo aspettati di parlare di spazio in così poco tempo, oltretutto, perché tutto è accaduto molto velocemente, ci siamo buttati in questa avventura e ne siamo entusiasti adesso. Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha istituito con un decreto ad hoc un fondo da 14 milioni di euro per la tutela e il rilancio della filiera della frutta a guscio. Questa misura rappresenta un passo significativo per la crescita e lo sviluppo di questo comparto e promuove al contempo una produzione agricola di qualità, ha spiegato il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, sottolineando che l'importanza di questo provvedimento risiede negli investimenti sulle imprese agricole, puntando su competitività e sostenibilità ambientale. Il comparto italiano della frutta a guscio negli ultimi anni è in forte ascesa. Nel 2022, secondo i dati ISMEA, la produzione nazionale ha superato le 256.000 tonnellate rispetto alle 218.000 dell'anno precedente. Le attività supportate dal fondo comprendono la realizzazione di nuovi impianti e reimpianti, l'ammodernamento delle strutture irrigue e una campagna informativa per stimolare la domanda dei prodotti della filiera della frutta a guscio. Le risorse disponibili sono suddivise tra gli investimenti per le imprese della filiera della frutta a guscio, che ammontano a circa 7 milioni di euro, e una campagna di informazione e promozione rivolta al consumatore, garantita con altrettante risorse.
tornano sotto quota 1 miliardo le bottiglie di vino vendute nei negozi e nella grande distribuzione italiana nel 2023. Secondo l'osservatorio Unione Italiana Vini Smea, quello appena trascorso è stato un anno complicato che da un lato ha amplificato le nuove tendenze al consumo post-Covid, dall'altro ha determinato più di una sofferenza per un comparto ancora alle prese con rincari generalizzati non ancora assorbiti. I vini fermi fissano i volumi a meno 3,6%, con i rossi a meno 4,9%, registrando l'11° trimestre consecutivo con il segno meno. Gli spumanti, pur con un azzeramento della crescita dei prezzi nell'ultimo trimestre, rimangono in linea con i volumi venduti nell'anno precedente, ma solo grazie ai low cost Charmat non prosecco, senza i quali la tipologia virerebbe in negativo di 2 punti. Rispetto a 5 anni fa e dopo le impennate degli anni Covid, tra gli scaffali il calo dei consumi sfiora l'8%, l'equivalente di 100 milioni di bottiglie. I DOP, con un meno 2%, sono la categoria che di gran lunga cede meno, con i bianchi più 3% e i rosati più 17%. Il dato peggiore lo registrano gli IGT, meno 13%, ma soprattutto i vini comuni, in picchiata a meno 17% e l'equivalente di 64 milioni di bottiglie in meno. Focus sull'agricoltura e il clima che cambia per dare risposte concrete attraverso l'innovazione e la ricerca. È questo il filo conduttore della 116esima edizione di Fiera Agricola, presentata a Roma, che si svolgerà a Verona Fiere dal 31 gennaio al 3 febbraio. 11 padiglioni occupati e un'area esterna destinata alle prove dinamiche dei mezzi agricoli. 820 espositori provenienti dall'Italia e da 20 paesi esteri, delegazioni e buyer internazionali da 28 paesi accreditati. Il direttore commerciale di Verona Fiere, Raul Barbieri. Grandi numeri, grandi aspettative per un evento giunto alla 116esima edizione che è sempre stato motivo di grande richiamo e grande interesse per gli agricoltori, perché a Fiera Agricola da sempre, e lo testimoniano i 140 convegni, si viene per aggiornarsi, per cercare di migliorare il proprio modo di essere agricoltori, soprattutto in un periodo come questo dove con i problemi legati al cambiamento climatico, alla scarsità delle risorse in natura, è necessario reinventare questo ruolo. Fiera Agricola 2024 ospiterà inoltre gli stand del Ministero dell'Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste e di Casa Veneto di Regione Veneto, una porta aperta nel dialogo fra imprese agricole, espositori e istituzioni. Il presidente di Verona Fiere, Federico Bricolo. Manca da 2 anni Fiera Agricola, dunque abbiamo fatto un lavoro in questi 2 anni, davvero ci siamo rimboccati tutte le maniche, uno staff di Fiera Agricola che ha lavorato davvero in maniera incessante, girando tutta l'Italia, proponendo tutte le novità che andremo a presentare nel nostro quartiere fieristico, con una importante presenza anche del governo. Avremo il ministro Lollobrigida all'inaugurazione, tanti dibattiti, format innovativi per presentare i nuovi prodotti anche d'avanguardia a chi verrà a trovarci nel nostro quartiere fieristico a Verona.